Buongiorno, benvenuti a un altro video. Sono Francesca Guidi e aiuto le persone a riscoprire la versione migliore di se stesse. Oggi parliamo di legge dell'attrazione. Vi darò tre tips fondamentali che possono veramente cambiare la vostra vita, come hanno cambiato la mia. Prima tip: decrementa l'importanza dei tuoi obiettivi, del raggiungere i tuoi obiettivi. Ogni volta che metti un obiettivo sul piedistallo è come se energeticamente tu ti separassi da questo obiettivo. La chiave è capire che il raggiungimento di un obiettivo è strettamente connesso a chi diventi te, a chi sei e a quale è la tua nuova identità, l'identità in allineamento con questo obiettivo. Per far sì che tu ti allinei a questo obiettivo, devi ovviamente allineare i tuoi pensieri, il tuo modo di sentire, le tue emozioni e le tue azioni, affinché tu possa avere una nuova immagine interiore di te stesso, quell'immagine che è completamente in sintonia con l'obiettivo che desideri raggiungere. E sii certo che attraverso la ripetizione di tutto questo tu puoi veramente arrivare a raggiungere un obiettivo, ma sarà l'obiettivo a correre verso di te, non tu a correre verso l'obiettivo attraverso delle azioni senza cambiare interiormente i tuoi pensieri, le tue emozioni e la tua energia. Seconda tip: usa questa formula. Intenzione chiara più emozioni elevate uguale risultato. Manifestazione. Stabilisci un obiettivo che vuoi raggiungere avendolo chiaro in testa e di conseguenza fai azioni in direzione di questo obiettivo, ma allo stesso tempo focalizzati sull'incrementare il tuo stato vitale, la tua energia, il tuo benessere, la tua felicità. Divertiti, divertiti di più sostanzialmente, perché uno stato vitale basso è uno stato vitale che genera scarsità, tensione e è come se tu lanciassi un messaggio all'universo in quel modo dicendo: non ho ancora quella cosa là che desidero, quindi sto male perché non ce l'ho, e quindi l'universo non farà altro che riflettere questo stato mentale, dandoti ancora più motivo di provare questo tipo di emozioni di scarsità, quindi allontanandoti dal tuo obiettivo sempre di più. E quindi si va alla terza tip: datti il permesso subito, ora, nel qui e nell'ora, di provare quelle emozioni che avrai se raggiungessi quell'obiettivo, perché sta tutto lì, l'universo è neutro, risponde veramente ai nostri stati d'animo. Se per il fatto di desiderare più soldi, tu in quel momento stai sentendo mancanza di soldi, attirerai altra mancanza. Quindi la chiave di tutto è essere veramente felici con quello che abbiamo. E a volte può essere veramente una sfida importante questa, perché ci troviamo probabilmente in una situazione molto difficile, anche finanziariamente o in qualsiasi altro ambito nella nostra vita. Quindi riuscire a provare quelle emozioni di serenità, gioia, interezza, può essere veramente molto difficile. Questa è la sfida. Quindi io suggerisco sempre di meditare. La meditazione ci radica nel momento presente e ci fa accedere a quella parte di noi in cui l'energia vitale scorre fluida, indisturbata, e in cui sentiamo una gioia del vivere a prescindere dalle circostanze esteriori. Ed è proprio questa gioia di vivere, questo senso di appartenenza al tutto che accelera tantissimo la possibilità che i nostri obiettivi ci corrano veramente addosso nel minor tempo possibile. Spero che questo video vi sia stato utile, ne farò tantissimi altri. Se volete seguirmi, schiacciate il pulsante iscriviti al canale e soprattutto la campanellina accanto al pulsante iscriviti, perché altrimenti non riceverete le notifiche dei miei video. E se volete ancora vedere questa faccia, vi prego di farlo, perché l'algoritmo di YouTube non facilita oggigiorno, ahimè, la visualizzazione dei video che ci interessano, a meno che non si prema questa campanellina. Grazie dell'ascolto, a presto!